Prende adesso la parola Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Care concittadine, cari concittadini, grazie a tutti voi per essere qua, grazie veramente dal primo all'ultimo, dalla prima all'ultima, e grazie anche a chi è qua per la prima volta. Ho trovato quanto mai opportuno il racconto del nostro giovane amico che con grande semplicità ci ha raccontato di come è venuto la sua prima volta. Ecco, è importante che ogni anno ci sia qualcuno di nuovo tra di noi, e lo dico perché vi ringrazio anche perché l'anno scorso avevo lanciato un mio piccolo appello: portiamo giovani qua, cosa che è avvenuto. Visto che ha avuto successo la mia richiesta, ne faccio un'altra per quest'anno, per l'anno prossimo, ma insieme alla richiesta faccio una promessa: l'anno prossimo sarà il 50° anniversario. Ecco, il 50° anniversario dovrà portarci al fatto che ci ritroveremo qua con questo spirito, ma l'anno prossimo dovrà essere un anno di memoria particolare, nel quale andremo nelle scuole, nelle quali vi voglio a Palazzo Marino, nel quale organizzeremo dibattiti, momenti pubblici, nel quale staremo insieme per ricordarci di quello che è stato e per trarre insegnamento per il futuro. Quindi avete, come sempre, la mia promessa è che io sarò con voi, ma a chiusura di quest'anno cominciamo a pensare all'anno successivo. Anche perché, è stato detto prima di me, questa è una ferita che non si può immaginare. Evidentemente non si può immaginare perché non ci sono esecutori e mandanti che scontrano una pena, non si può immaginare perché ci viene continuamente riproposta non il senso, perché non c'è un senso, ma i sintomi e parte delle origini di questo odio. E io, guardate, vorrei, parlando con i familiari delle vittime che sono rimaste, vorrei togliermi una parte del vostro dolore, vorrei assumere su di me una parte del vostro dolore, ma il dolore e la sofferenza sono in loro stessi fonte di insegnamento e sono, scusate se mi permetto di dirlo, di utilità per altri. E trasmettetelo: il dolore non va esibito, ma va manifestato e va spiegato, va fatto sentire a chi non l'ha vissuto personalmente, ma potrebbe viverlo se mai i motivi all'origine di tutto ciò si riproponessero. E quindi è importante, da questo punto di vista, non dimenticare. Noi dobbiamo fare la nostra parte comunque fin d'ora, senza allarmismi, ma è chiaro che una deriva negativa c'è. È veramente leggere l'ultimo rapporto Censis che parla degli italiani come di un popolo, lo definisce così, rancoroso, spaventato, incattivito, dà un po' la misura del momento storico che stiamo vivendo. Ebbene, io vi dico, Milano non deve essere così. Milano deve essere qualcosa di diverso, e la sfida di Milano è essere qualcosa di diverso. Abbiamo una serie di chiavi di lettura che ci dicono, ci fanno capire che noi possiamo essere qualcosa di diverso. La nostra sfida per mantenere una società e una città aperta, per valorizzare le differenze, la nostra quotidiana sfida, la nostra quotidiana fatica, la nostra volontà di stimolare l'impegno di tutti, che a Milano c'è, il vostro impegno. A Milano siamo al noi, non siamo mai all'io, alla nostra volontà di essere assieme e insieme di pensare che possiamo cambiare le cose, con le idee e con gli atti pratici. Milano è la città, mi permetto di ricordarvelo, che alla prima della Scala, dell'area dell'opera, dei lustrini, si lascia andare in un applauso liberatorio al Presidente della Repubblica, dove c'è tanto di quello che noi siamo, c'è tanto della
richiesta di Milano di avere le istituzioni vicine, di una città che non vuole fare da sola, che non presume, non richiede sciocche autonomie, ma si candida ad essere, lo ripeto, un modello diverso. Milano è anche la città dove l'arcivescovo fa un discorso alla città nello stesso giorno e parla dell'Europa, dei popoli e dei valori, parla di giustizia, chiede di leggere la Costituzione, gli articoli della Costituzione prima del Consiglio Comunale. Mi è svegliato sto lavoro. E dice: siamo legittimati a pensare, dobbiamo pensare. Ecco, questa è la Milano che noi vogliamo e la Milano per cui combattiamo, perché questa Milano, città così rilevante nel nostro paese e in Europa, anche rispetto al ricordo di oggi, può continuare a giocare la sua parte. Io, da parte mia, proprio perché poi è sempre buona usanza non pensare a quello che gli altri devono fare, ma in primis a quello che tu devi fare, io vi prometto, e mi prometto di fronte a così tanta gente, a così tanti amici, a così tante persone che sento solidare, che continuerò a fare politica al servizio della città, continuerò a fare politica nel rispetto dei valori di questa città che oggi celebriamo e che continuerò a fare politica per la costruzione della città del futuro. E da italiano, nel rispetto della Costituzione e in un senso vivo, vivissimo, mai di facciata, di un reale antifascismo che ora più che mai deve caratterizzare la nostra grande città. Grazie.